Coronavirus Covid-19 frena la ripresa del Piemonte, che continua a fare i conti con nuovi possibili contagi e demanda la riapertura delle scuole per il momento fino a mercoledì, ma con una finestra ancora aperta per seguire passo passo le evoluzioni dell'emergenza. Da questa mattina in tutti gli istituti piemontesi è cominciata l'igienizzazione straordinaria per essere sicuri che almeno gli edifici siano bonificati e pronti a reintegrare senza rischi gli studenti. Stiamo lavorando per la sanificazione, abbiamo gli sportelli chiaramente chiusi al pubblico perché stiamo facendo questo tipo di lavoro e stiamo lavorando perché se mercoledì si riaprirà saremo pronti. La preoccupazione penso maggiore credo possano averla gli studenti di quinta superiore in vista dell'esame di Stato. Io ho disposto con ordinanza che in Piemonte invece per almeno 2 giorni la scuola rimane ancora sospesa. Innanzitutto per una questione di cautela. Noi siamo una regione che confina con la Lombardia, c'è un interscambio di professori e studenti significativo e sarebbe una soluzione un po' illogica, anche un po' incongruente, avere il divieto assoluto delle scuole in Lombardia e a confine col Piemonte invece averle aperte. Poi martedì mattina, già lunedì notte credo, sulla base di quanto è accaduto oggi, dei dati dei contagi di lunedì e dell'evoluzione anche con un occhio alla Lombardia, assumeremo la decisione se rimandare a scuola i ragazzi da mercoledì oppure continuare con la sospensione. Ma non sono solo le scuole a preoccupare la regione, perché il coronavirus Covid-19 sta mettendo in ginocchio anche l'economia, a partire dal turismo bloccato al 100%, fino ad arrivare al commercio con bar semideserti, mercati decimati e ristoranti in grave sofferenza, senza contare quelli pseudo giapponesi che di comune accordo hanno deciso di chiudere sino a quando non si rientrerà alla normalità. La regione Piemonte ha già stanziato il primo 1 milione di euro e l'Unione Europea, dal canto suo, è pronta ad accogliere la richiesta avanzata dall'Italia di una spesa extra pari a 3,5 miliardi, nonostante gli economisti siano sul filo di una possibile emorragia nasale per lo spettro di una recessione che si fa sempre più incombente. Col prefetto di Torino abbiamo in questi giorni, tutti i giorni, incontrato sindaci, amministratori, categorie economiche dei vari settori, non solo del turismo che è quello che sta patendo di più, ma anche del settore culturale, del settore del commercio. Con loro faremo le valutazioni più opportune. Per chi oggi sta soffrendo, noi abbiamo previsto la possibilità, e su questo il Presidente del Consiglio è stato molto chiaro, di inserire la cassa integrazione in deroga, cioè la cassa integrazione anche per quei settori del turismo a cui non spetterebbe in condizioni ordinarie, mentre già il DPCM in vigore prevede la sospensione dei termini per quanto riguarda i pagamenti da parte delle aziende del settore del turismo anche per il Piemonte.